Andiamo avanti con l'import di cubi su iFidelity. Nel video precedente mi ero dimenticato di farvi vedere se effettivamente riuscivamo a entrare nel cubo, quindi per poterlo fare dobbiamo ingrandire un po' il cubo, per dire così, eventualmente lo alziamo leggermente e vedete che già così si capisce che ci sto entrando, perché se io ci entro, ci sto entrando, però vedete che non riesco. Quindi è diventato, non ha fatto la mesh giusta. Vediamo un po' se lo ri. Perché si comporta come un fanto. Allora riproviamo un secondo, CTRL SHIFT A, lo riprendiamo, Edu 3D, eccolo, questo cubo. Lo scegliamo, l'ho bucato a two word, però avrei dovuto prenderlo exact all polygons. Sì, può darsi che abbia capito qual è il problema. Se io lo rezzo dovrei avere esattamente lo stesso problema di prima. Probabilmente c'è un problema ancora di normali che mi ero dimenticato di controllare. Quindi controlliamo un attimo le normali, e queste sono le trappoline. Quindi andiamo in modalità modifica e andiamo a vedere come sono messe le normali. Ma le normali in teoria sono tutte, sembrano tutte che escano giuste e vanno nella direzione giusta. Quindi torniamo un attimo sul nostro oggetto, vediamo un po'. Ok, forse c'era qualche problema prima. Quindi questo qui ci sto entrando, forse perché c'ero entrato, ero già dentro quando l'ho ingrandito. Ecco, allora comunque le normali controllatele sempre. Andiamo in create list, selezioniamo il nostro cubo, ecco, magari le dimensioni le alteriamo così. Quindi diciamo scala 200, prescale, quindi è diventato un po' più grosso. Ok, vediamo se adesso funziona un po' meglio. Ci entro, e però vedete che si comporta come un oggetto duro. Ok, non ci posso passare attraverso. E l'altro invece che avevo fatto prima, c'era ancora il difetto? Sì. Sembra di sì. Quindi probabilmente è venuto male, quindi lo cancelliamo, quindi selezioniamo e facciamo cance. Comunque abbiamo visto che ci possiamo camminare dentro. Allora torniamo un attimo al nostro cubo. Vi ho detto che quello che volevamo fare è di sostanzialmente metterci un'altra texture, una seconda texture in questo cubo. E per fare ciò selezioniamo sostanzialmente tutte queste facce, no? Che sono collegate, quindi proviamo a vedere se ce la lascia selezionare. Vabbè, possiamo selezionare l'anello in questo caso, quindi mettiamo faccia e poi facciamo Alt e selezioniamo questo. Vedete che ci ha selezionato tutta questa faccia qua. Facciamo la UV map di questo, quindi facciamo UV map, facciamo magari la UV map cilindrica, che visto che è un cilindro potrebbe essere interessante, ecco, e lui ci fa i due pezzi del cilindro, e però magari la facciamo un pochino meglio, questa un wrap. Quindi per fare un wrap di un cilindro la cosa più semplice è quella di marcare uno segmento e digli marcare come cucitura e poi selezioniamo con Alt, così se ci selezioniamo tutta, non questa UV map che non mi piace, ma facciamo un wrap, ok, così, e così vedete che abbiamo fatto tutto.
la selezione come ci un pochino meglio, insomma. Adesso magari la vediamo con calma. Dopodiché bisogna andare a cercare un'altra texture. Ecco, questa texture vi faccio vedere. Qui abbiamo varie texture, ad esempio questa JPEG che potrebbe andare, legno sporco, giusto così per averla. L'unico problema è che abbiamo detto che deve essere un PNG, quindi dobbiamo editarla, quindi l'apriamo, apri con uno dei più rapidi, paint.net, ci fa vedere la nostra struttura, ci fa vedere 1024x1024 che va bene, ma non è del formato giusto, quindi facciamo file, salva con nome e gli diciamo qui di usare un PNG e magari di metterlo nel posto dove stiamo mettendo un po' di cose, tipo qua. Qui ci mettiamo, la salviamo qui. Quindi andiamo dentro Blender e ci carichiamo, giusto per vederla, quindi immagine, apri immagine e la prendiamo, Blender, Hi-Fi, e vediamo che qui abbiamo questa. Ok, allora a questo punto sì, potrebbe convenire farla tutta lunga, nel senso che prendiamo, facciamo la selezione B e ci selezioniamo questa, facciamo G, Y e ce la portiamo fino in alto, ok? E l'idea è di avere una texture separata per questa. Quindi là, in realtà, se ci fate caso, abbiamo due l'OV map e sia tutte le parti di fuori che le parti di dentro. Ma noi adesso associeremo solo queste questa con la nuova texture. Quindi facciamo, selezioniamo tutta questa parte, andiamo nei materiali, abbiamo questo legno che a questo punto sarebbe legno esterno e poi ci aggiungiamo un altro materiale che diventa il legno interno, quindi facciamo nuovo legno interno e qui nelle texture di questo signore ci andiamo a mettere la nuova texture, immagine filmato, va bene, ci prendiamo questo scuro, andiamo UV, mappa UV e qui ci siamo. Quindi abbiamo messo questa cosa, manca soltanto da assegnare quelle facce lì a questo materiale. La facciamo qua, facciamo assegna e così abbiamo assegnato. Adesso andiamo a vedere un attimo nella modalità renderizzato se è vero. Vedete che adesso abbiamo due texture, la texture di fuori che è quella iniziale e la texture dentro che è diversa. Quindi vediamo come esportare questo oggetto in modo tale da vedere come viene su iFidelity. In realtà non c'è nulla di nuovo, facciamo export, andiamo in modalità così, quindi siamo nella modalità oggetto, facciamo file esporta FBX, ci sono rimaste le impostazioni di prima, oggetti selezionati, va bene, copia e embeddi qua dentro, quindi facciamo cubo HF 2, chiamiamolo 3, e poi buco 2 texture. Ok, quindi se andiamo adesso su iFidelity e andiamo a CTRL SHIFT A, scegliamo il file, eccolo qua, due texture, proviamo a importarlo, lo mettiamo sotto edu3d barra, ok, abbiamo qui il solito problemino che non sale,
quindi usciamo e rientriamo. Cancelliamo l'update, Ctrl Shift A, riscegliamo il file, questo, apriamo, purtroppo bisogna rifare questa cosa, in progress, upload complete, e poi sotto Edu 3D dovremmo trovarci anche questo texture. Quindi se a questo punto qui ci ruotiamo un po' più in là e poi facciamo Edu 3D 2 texture, questo, e facciamo add to world, ecco qui stesso discorso di prima. Se vogliamo poterlo attraversare dobbiamo mettere exact e poi facciamo add, e noi abbiamo qui, vediamo che c'è la prima texture che conosciamo già, e vediamo che dentro c'è anche la seconda texture, che peraltro sì, probabilmente bisognava farla un pochino più piccola, ma comunque il concetto è che abbiamo due texture fatte esattamente come volevamo. Allora, questo è sostanzialmente la parte base per importare le texture su iFidelity. Nel prossimo video vedremo come importare, sempre col Blender Render, le normal map e le specular map.